Ciao ragazze! Allora, oggi voglio far vedere le ultimissime creazioni che ho fatto. Sono sia in fimo che con le perline. Se vi piace qualcosina, sapete che è in vendita. Vi lascio qua sotto nell'info box il link alla mia pagina Facebook, così vi potete vedere poi tranquillamente le foto, magari si vedono un pochino meglio, con a fianco la descrizione e il prezzo. Se poi volete, basta contattarmi privatamente o qua o su Facebook e poi ci si mette d'accordo. Allora, iniziamo subito con le cosine fatte con il fimo. Allora, ho fatto gli orecchini a ringo con il ripieno bianco alla vaniglia. Poi ho fatto questo esperimento, i miei primi gelati con la panna, quindi li ho fatti in questo modo qua e ho messo queste fettine di cane di limone. Non mi avvicino tanto, però poi le vedrete nelle foto un po' meglio. Poi ho fatto sempre con il fimo le borsettine Chanel, che devo dire piacciono tantissimo. Queste qua le faccio di tanti colori, quindi se vi piacciono ve le posso fare appunto del colore che preferite. E sono molto molto carine, anch'io le adoro. Poi ho fatto dei rossettini in questo modo qua, quindi la confezione in oro e il rossetto bello rosso. Poi infine ho fatto ancora queste stelline qua in oro, vedete? E poi col fimo ho fatto ancora questi qui, anche questi sono piaciuti tantissimo, i Duplo. Anche a me piacciono un sacco. Poi sembrano veramente quelli veri, quindi. Poi ho fatto due braccialettini con il fimo, così finiamo le cose in fimo. Ed è questo braccialettino qua molto molto semplice, questa catena fine. Poi ho messo questi biscottini morsicati. E qui abbiamo una tavoletta di cioccolato, anche questa morsicata. E poi, sempre in tema dolce, ho fatto anche questo braccialettino qua con i biscottini di Alice, quelli Eat Me, e poi di nuovo la barretta di cioccolato morsicata. Poi passiamo agli orecchini con le perline. Ho fatto questi qua perché boh, mi hanno ispirato. Allora ho fatto la bandiera italiana e sono orecchini a perno. Sono anche molto molto leggeri. Al fondo ho messo questo fiorellino per rendere un po' più, diciamo, chic l'orecchino, non troppo semplice. Poi ho fatto questo qua con queste perline di fimo. Ce n'è rosa, bianca e azzurra. Mi piacciono tantissimo perché sono colori molto molto belli. Poi qua purtroppo ne ho dimenticato uno di sopra. Comunque ho fatto questo paio di orecchini qua con questa madreperla color verde e questa perla sempre sui toni del verde per richiamare. Ed è così. Poi ho fatto questi qua viola, semplicissimi a goccia. Poi questi qua in legno, leggerissimi, guardate, adesso non so se si può notare, ma sono veramente una piuma, leggerissimissimi. Poi ho fatto questi qui, che sono questi cubotti, e ne ho messi due lilla e uno rosa in centro, i miei colori preferiti. Anche questo più o meno posso farli anche di altre fantasie. Poi ho fatto questi qua in tema, diciamo, natalizio. Sentite il rumore, sono dei semplicissimi campanellini. Questi qua hanno questo fiorellino sull'arancio, poi però ne ho anche altri sul fiore rosa e viola, mi pare. Quindi anche questi, se volete, ve li posso fare di altri colori. Poi questi semplicissimi orecchini qui sono neri e oro, sempre della stessa famiglia, neri e oro. Abbiamo queste qua che
che trovo molto molto belle, molto particolari. Poi, mi ero dimenticata in Fimo che ho fatto anche i pan di stelle, guardate che piccolini questi, sempre a perno, molto molto piccoli. Poi questi qua che adoro, che sono fatti con questa perla rosa, ma rosa bello acceso, e poi ho messo questi cristalli bianchi che danno veramente tantissima luce, mi piacciono molto molto molto. Poi ho fatto questi qua che hanno queste gocce diciamo nere trasparenti, così molto semplice anche questi. E poi questi qua anche che adoro, e sono con queste goccioline più piccole nere. Aspettate che ve li posiziono, aspettate, sì, più o meno. Ok, come vi avevo detto nel mio ultimo haul creativo, ho fatto un braccialettino per me, così molto molto carino, almeno per quanto mi riguarda mi piace. E ho utilizzato appunto queste pietre nuove qua, quelle sul rosa, oro, un po' luminose, molto carine, molto particolari. E ho aggiunto questo campanellino qua, come ho fatto gli orecchini, mi sono fatta il bracciale, vedete? In questo caso ho usato queste con il fiorellino rosa, primo per riprendere i toni del bracciale, poi perché sapete che io adoro questi colori, quindi non potevo non farlo così. Già che c'ero, poi mi sono fatta anche questo semplicissimo braccialetto elasticizzato come anche quello di prima, e ho utilizzato in questo caso le pietre, quelle in vetro, tutte colorate, quelle che sono decorate ognuna una diversa dall'altra. Queste sono state le mie preferite in assoluto, e con queste ho anche realizzato dei bracciali, degli orecchini tempo fa, quindi se vi interessano andate a vedere su Facebook che trovate gli orecchini. E voilà, queste erano tutte le mie ultime creazioni, spero vi siano piaciute. A me sinceramente piacciono di più le cose che faccio con le perline, perché boh, forse ci metto un po' più di fantasia, non faccio le cose classiche. Poi io comunque preferisco indossare le cose di perline, quindi sarà per questo, non lo so. Comunque vi ho già detto come contattarmi se siete interessate. Per qualsiasi curiosità, qualsiasi informazione che volete, contattatemi pure. Preferirei su Facebook solo per il fatto che, diciamo, lo frequento un pochino di più e i messaggi li vedo direttamente. Se invece mi scrivete qua su YouTube, ci metto forse un attimino in più a rispondervi, però sapete che io rispondo sempre. Aspetto i vostri commentini qua sotto al video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!